Bentornati in Cucina con Agnese. Oggi faremo dei muffin alle mele con sopra un crumble di briciole di pasta frolla profumate alla cannella. Riempiranno la vostra casa di autunno e di bontà che non vi so dire. Gli ingredienti che ci serviranno per questa ricetta sono 300 g di farina 00, 200 g di zucchero semolato, 200 g di burro fuso che ho già fatto sciogliere al microonde, 100 ml di latte, la scorza di un limone, 2 uova e un tuorlo, 16 g di lievito per dolci e poi per il nostro crumble di pasta frolla ci serviranno 6 cucchiai di farina, 2 cucchiai di zucchero, 3 cucchiai abbondanti di burro fuso che ho già fatto sciogliere nel microonde e mezzo cucchiaino di cannella. Preriscaldate il forno a 180 gradi e mettiamoci subito a prepararli. Andiamo ad aggiungere nella ciotola della planetaria, potete utilizzare anche una ciotola normalissima con uno sbattitore elettrico manuale, le uova e lo zucchero. E battiamolo insieme fino a ottenere un composto che è raddoppiato di volume e bello arioso. Spegniamo un attimo la macchina, andiamo ad aggiungere la scorza grattugiata di un limone. State attenti a non grattare la parte bianca, che è quella amarognola, e non vogliamo cambiare il gusto del nostro dolce. Andiamo ad aggiungere anche la farina e il lievito, dando una leggera mescolata prima. Anzi, facciamo partire lentamente la macchina e la aggiungiamo. È arrivato il momento di aggiungere il burro fuso. Aumentiamo leggermente la velocità e lasciamo amalgamare bene tutti gli ingredienti. Il nostro impasto è pronto. Come ultimo ingrediente rimanente andiamo ad aggiungere le mele all'interno. Una bella mescolata e ora non ci resta altro che riempire i nostri pirottini. Io per aiutarmi utilizzerò questo posa gelato, così da poter inserire all'interno di ogni pirottino la giusta quantità e regolarmi anche di conseguenza di impasto. Inserite all'interno e continuate così fino a esaurire tutto il vostro impasto. Andiamo a preparare il nostro crumble di pasta frolla che ci servirà da inserire sui nostri muffin. In questo modo abbiamo aggiunto farina, zucchero e cannella. Andiamo a aggiungere come ultimo ingrediente il burro fuso. E ora mescoliamo bene tutti gli ingredienti. Dobbiamo ottenere un composto abbastanza farinoso, come se stessimo preparando una crostata. Farina dovete farla assorbire bene tutta quanta, non deve vedersi. Ora, con le fettine di mela rimaste, se sono troppo larghe, rompetene pure un pezzettino
andate a inserirle all'interno del pirottino. E mettete una sbriciolata di crumble sopra. E continuate così a riempire tutti i vostri pirottini. Eccoci qui, i nostri muffin sono pronti per andare in forno. Questa è la prima infornata, io nel frattempo che cuociono questi finisco di preparare gli altri. Mi raccomando, vanno nel vostro forno preriscaldato a 180 gradi per 25-30 minuti. Controllate bene anche voi sempre la vostra cottura. Ci vediamo dopo per il risultato finale. Eccoci qui, i nostri muffin hanno cotto esattamente, cioè a 180 gradi per 25 minuti. Questi sono ancora leggermente tiepidi, mi raccomando, per gustarli fateli raffreddare completamente. Spero tanto questa ricetta vi sia piaciuta, non dimenticatevi che sul sito di cucinaconagnese.it trovate tantissime altre ricette e questa che vi aspetta con il procedimento e la lista degli ingredienti se volete replicarli anche voi a casa. Se vi piace il video mi raccomando mettete un bel like e iscrivetevi perché aspetto tante vostre foto. Ci vediamo domenica prossima! Inviaci richieste e suggerimenti a agnese@cucinaconagnese.it oppure se vuoi visita il sito www.cucinaconagnese.it.